da altri poeti, scrittori e intellettuali che hanno conosciuto Pasolini o hanno letto la sua opera. Quindi questa è l'ultima, che è questo libro qua, è l'ultima sua fatica letteraria. Io adesso sto zitta perché ho parlato fin troppo e passo la parola a voi o a, voi perché mi hanno o a Roberto. Che classe siete voi? Quarta e quinta. Ok. Mi hanno detto i vostri professori che avete delle domande. Se volete partiamo anche, se qualcuno di voi rompe il ghiaccio e mi vuole chiedere qualcosa. Di qua devo guardare. Vittoria, fatti avanti, sei tu? Ok, di pure allora. Così cominciamo così e poi parliamo di quello che volete. Per preparare nell'incontro avevo guardato una conferenza dove parlava della poesia, penso che si chiamasse Il suono del silenzio. E aveva detto che i poeti spesso dicono che il silenzio è dove nascono le parole. E quindi mi ero chiesta se, dato che la nostra generazione è sempre più abituata ad avere diversi modi per distrarsi, non rimanere nel silenzio, e quindi abbiamo di conseguenza meno opportunità di ascoltare la nostra sfera interiore, di fare introspezione, e quindi se questo appunto influisce, cioè secondo me sì, se influisce nel fatto che la mia generazione non legge quasi mai la poesia e quindi è sempre meno popolare. Devo usare il microfono, mi sentite, come funziona? Va bene. E sì, quello che hai visto tu probabilmente era una conferenza che faceva parte di un ciclo, avevano organizzato, non mi ricordo quale istituzione culturale, una serie di incontri sulla poesia e il silenzio, e uno l'ho fatto io, mi pare di essere stato l'unico tra quelli che sono intervenuti che non è un poeta, per cui quello che dico io è, l'ho capito, vero o falso che sia, leggendo le poesie degli altri, poeti della tradizione, poeti contemporanei, così. E gli dicevo che effettivamente in genere quando qualcuno scrive le poesie vuole trovare le parole per dire qualcosa che rimanga almeno un po', no? Forse ogni poeta che scrive, o poetessa, che scrive una poesia intende comunque dire la verità su quello di cui sta parlando, sia una situazione interiore, un sentimento, qualcosa che riguarda gli altri, il mondo esterno. E quindi il silenzio è un po' una condizione attraverso la quale riuscire così a trovare le parole che parlano davvero, ecco, in cui un poeta che scrive cerca davvero di definire, qualcosa. Io non so se la vostra generazione, o quelle che succederanno, o quelle immediatamente precedenti, che rispetto alla mia, hanno fin da ragazzi a disposizione i media, la rete, queste cose. Io parto, che sono più vicino al Medioevo che a voi, insomma, perché parto con la TV in bianco e nero, insomma, la generazione prima della mia quasi la TV non ce l'aveva. E quindi le mie radici sono in un mondo che un po' diverso, che poi ha visto delle accelerazioni molto, molto, molto forti. Questa qui è quella più eclatante, secondo me, no? Cioè tutto quello che è connesso alla tecnologia, al virtuale, alla rete, internet. Io non lo so se questa cosa allontani o meno dalla poesia, perché anche già un secolo fa i poeti comunque non erano tanti, erano pochi, era anche vero che l'Italia era molto meno alfabetizzata di quanto non sia adesso, e quindi erano necessariamente meno, però non lo so, perché per esempio là dove vedo io nelle scuole o nei corsi di poesia, negli incontri dove ci sono dei ragazzi che vengono portati alla scrittura poetica, in realtà trovano nel rapporto che si instaura nel momento in cui scrivono le poesie una possibilità così diversa da quello che sperimentano altrimenti e fuori, che spesso mette più in rilievo la preziosità, se vuoi, o la straordinarietà dello scrivere poesie. Cosa voglio dire? Ti faccio un esempio. 3 o 4 anni fa, forse 5-6, il tempo passa sempre più velocemente di quello che uno poi si immagina, sono andato a fare 2 o 3 incontri in Sicilia,
E ne ho fatto uno in una scuola di Catania, nel quartiere di Librino, che è un quartiere molto disagiato socialmente, un quartiere difficile proprio, difficile. E lì ho incontrato un giovane professore che era un poeta. Io in realtà il giorno prima avevo presentato il suo libro di poesia, era stato lui a chiamarmi perché aveva fatto questo libro di poesia, me l'aveva mandato, mi era piaciuto, e però mi ha detto dai vieni nella mia scuola a fare una lezione sulla poesia. Lì lui faceva, però immaginate questa scuola, un po' di trincea, no? In un quartiere veramente grande e difficile, teneva, essendo poeta, dei corsi di poesia, un incontro due settimanale, aperti non solo agli allievi della propria sezione, della propria classe, ma a chi voleva partecipare. E accidenti, io ho partecipato, uno di quelli aveva 60-70 ragazzi, era già 2 anni che li faceva, a parte che mi colpì la straordinaria sua bravura, proprio la capacità che aveva, perché ha parlato anche lui assieme a me, di ascoltare i ragazzi, di prenderli sul serio, di trovare il canale giusto per incontrarli e per parlare con loro. Però mi colpì, oltre a questa cosa, quello che disse un ragazzo, che sembrava anche quello più in difficoltà dal punto di vista così sociale, familiare, perché poi mi disse anche così il professore, che però si era legato tantissimo a lui. Io parlavo di poesia così, lui si era messo a scrivere poesie, questo ragazzo, già da un anno, e ci aveva evidentemente trovato qualcosa. E mentre io parlavo, a un certo punto lui ha tirato sulla testa e ha detto, mi ricordo che mi ha dato del tuo e mi ha fatto piacere, mi ha detto, perché sai com'è? Che quando uno scrive una poesia non può più dirsi le bugie. Me lo ricordo a memoria, no? Questa cosa qui. Sai com'è? Che quando uno scrive una poesia non può più dirsi delle bugie. Ecco, lui ci aveva trovato, secondo me, la sostanza della questione. Io non so che poesie scrivesse, cosa facesse, però lui aveva capito che nel momento in cui scriveva una poesia e si rapportava a se stesso e al mondo che voleva esprimere attraverso le parole e trovare le parole giuste per definirlo, giuste secondo lui, secondo giustizia poetica, ma lui in quanto scrittore in quel momento, aveva capito che lì capitava qualcosa di diverso, che doveva trovare delle parole che rispondessero davvero alla verità di quello che lui voleva dire. E quindi ci aveva davvero trovato uno scarto e una differenza, e penso così la maggioranza di quei ragazzi che erano lì, rispetto agli altri usi del linguaggio che facevano nella loro vita, che poi sono i nostri, questi di me che sto parlando adesso con voi, tra di voi che parlate, così. Ecco, la specificità della poesia non è chissà quale santità, così poi esiste, non è mica una signorina, un signore, qualcosa, no? La poesia è un mezzo di comunicazione, di espressione, che ha anche una convenzione, in genere si dice che si va a capo prima della fine della pagina, i cosiddetti versi, ma insomma poi le cose sono anche cambiate, ci sono poesie anche che non vanno a capo così automaticamente come pensiamo noi, però effettivamente probabilmente instaurano un rapporto attraverso chi scrive tra la realtà e le parole che è speciale, ecco, che vuole corrispondere a verità. Io credo che se voi vi mettete lì, no? A scrivere qualcosa in versi su di voi, su qualsiasi cosa, sul vostro compagno, sul vostro fidanzato o fidanzata, su vostra madre con cui non andate d'accordo, o sulle elezioni politiche che ci sono state, qualsiasi cosa, e lo fate seriamente, vedrete la difficoltà di definire ciò che avete in mente attraverso le parole. Perché ciò che avete in mente, diciamo così, vi sembra preciso, ma in realtà è fluido. E nel momento in cui lo dovete dire, innanzitutto a voi stessi, perché il primo interlocutore di una poesia è il poeta stesso che scrive, vedrete la difficoltà di fare questa cosa e quindi lo sforzo di verità, di precisione che voi dovrete fare per trovare le parole giuste per dire quello che avete in mente. E un poeta bravo, mica Dante Alighieri, che era bravissimo, qualsiasi poeta vero, probabilmente nel momento in cui scrive, attraverso il confronto con le parole che devono oggettivare, rendere ragione di ciò che lui pensa o sente, mette anche a fuoco diversamente ciò che pensava di pensare o sentiva di sentire, perché non è così chiaro. E probabilmente nel momento in cui scrive, le cose per lui un po' cambiano. Cambia la visione di se stesso, degli altri, della questione di cui sta parlando. Ecco.
Quindi, tornando alla tua domanda, ho fatto un bel giro, il silenzio probabilmente è una condizione di concentrazione, ecco, di concentrazione di chi scrive per trovare delle parole un po' meno caduche, imprecise di quelle che usiamo sempre. E comunque la scrittura è sempre un processo di distanziamento da sé, no? Si dice sempre che uno scrive per esprimere se stesso. Diciamo così, è vero. Ci sono anche scritture un po' troppo ombelicali, cioè cosa me ne frega di te stesso se non riesci a farmi capire cosa sei, no? E quando una persona scrive si allontana da ciò che sta scrivendo. Metti anche che stai scrivendo di un dolore, perché il fidanzato ti ha lasciato, no? E facendo le corna. Quindi di una cosa che ti preme molto, che ti tocca, che hai capito che senti profondamente, ma nel momento in cui scrivi di questa cosa non è più il tuo dolore, sono parole che lo devono trasmettere. E quindi tu sei la prima critica di te stessa mentre scrivi, ti fai distante. Ma credo che in fondo nella poesia questa cosa sia molto concentrata. Ma anche se uno scrive un diario, no? Alla sera uno scrive il diario degli accadimenti del giorno, nel momento in cui scrivi tu esci dagli accadimenti del giorno, te ne fai giudice, provi a capirli. E le parole probabilmente, utilizzate in quel modo lì, diventano uno strumento per aiutarti a capirle. La lingua italiana, ogni lingua, poi penso, ha molte risorse di cui poi gli scrittori si avvantaggiano. Cioè, nel senso che sembra poi anche a un certo punto lei guidarti da qualche parte, farti capire qualcosa che non avevi capito. Quindi il silenzio è un po' quello. È chiaro che una poesia alla fine è il contrario del silenzio. Se vuoi nasce anche da una condizione di silenzio, di concentrazione, da uno stato di quiete attraverso la quale le parole devono essere cercate. Ma poi il poeta o la poetessa, dico poeta ma intendendo insomma sempre chiunque sia, scriva poesie in un certo modo, il poeta è quello che le parole le fa squillare. Tant'è che, per esempio, quando insegniamo poesia, spesso facendo la parafrasi, che peraltro è utile, uno strumento, è utile se serve per arrivare a capire meglio il testo stesso, non per allontanarsi, noi diciamo spesso il poeta voleva dire, no? In realtà è impreciso, perché il poeta non è quello che voleva dire, è quello che riesce a dire, che ci è riuscito se è un vero poeta, e lo si legge proprio per quello. Quindi noi diciamo per comodità il poeta voleva dire, ma il poeta, se bravo, ha detto. Ecco, quindi la parola squilla davvero in un poeta, è il contrario del silenzio. Non so se ti ho risposto un po'. Ecco, però tornando alla questione che aveva un po' introdotto lei, la poesia è una cosa strana, cioè la poesia soprattutto contemporanea non si arriva a farla nei programmi, non la si conosce. Però quando, ed è sacrosanto, la si avvicina e la si pratica anche in proprio, credo che qualcosa succeda di quello che ti ho detto. Ecco, di questo tentativo di raggiungere tante piccole verità riguardo a se stessi, alla vita come la si vede. Ecco, i poeti che voi studiate che sono nel programma scolastico, diciamo, che sono ormai da secoli tanti dei monumenti della letteratura italiana. Tutti hanno sperato di raggiungere, diciamo così, tra virgolette, l'immortalità attraverso le loro poesie, che appunto che venissero lette nei secoli, questa cosa qui. Però al di là di questa così speranza che è comune a tutti, cioè uno è un artista, spera di essere un grande artista anziché il contrario, in realtà hanno scritto perché volevano dire delle cose che premevano a loro. Ecco, quindi non so, prima o poi farete Leopardi se non l'avete già fatto, ma Leopardi ha scritto quelle cose lì perché le sentiva, ma anche Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, cioè sono stati anche dei ragazzi, dei giovani che hanno scritto. Dante ha cominciato a scrivere prestissimo Leopardi, poi che era un genio ancora prima, quindi... spesso vediamo i ritratti o se sono poeti dell'Ottocento, del Novecento, anche le fotografie di vecchi poeti, ma spesso sono stati dei ragazzi anche giovanissimi che hanno scritto, non so, Walt Whitman, che è uno dei grandi poeti americani dell'Ottocento, ma poi di tutta la modernità,
viene sempre raffigurato come con una foto da vecchio con la barba, insomma, su un santone bianco, eccetera. In realtà, quando pubblicò il suo libro, a metà dell'Ottocento a New York, aveva messo la sua foto ed era un giovane uomo sul porto con la mano di fianco, aveva 34 anni, le poesie le aveva scritte negli anni prima. Ecco, quindi non era un vecchio saggio, era semplicemente un uomo, un giovane uomo, addirittura un ragazzo che voleva esprimere quello che aveva dentro, che aveva capito del mondo. Bene, magari c'è qualcuno. Ti tocca. Come si sente rispetto al fatto che ora le forme di comunicazione sono cambiate, si sono evolute rispetto a prima? È un po' un argomento che avevo toccato. Non lo so, è chiaro, io sono una persona, spesso lo si dice anche per snobismo, ma non è il mio caso, sono una persona che con la tecnologia, queste cose qui, non è particolarmente interessata e sveglia. Ho il cellulare, non sono sui social, per esempio, non sono tanto curioso, però vedo che le cose cominciano a passare di lì, per cui sento anche un po' il mio anacronismo rispetto, no, a queste cose qui, a essere fuori tempo un po' così. Lo raccontavo ieri a Laura, che adesso c'è TikTok, no, per i giovanissimi. E i giovanissimi, compreso mio figlio, considerano Facebook una cosa ormai da uomini e donne stagionati. Io non sono neanche su Facebook, per cui quando mio figlio mi critica, ce l'ha con me, mi dice: taci che tu non sei neanche su Facebook, come per dire, sei nella preistoria, no? Non sei neanche nei luoghi delle persone attardate, così. Cosa penso? Penso che siano però una straordinaria opportunità, un po' come la nostra lingua. Dipende l'uso che se ne fa. E voglio dire, la lingua italiana, ma qualsiasi lingua, è uno strumento addirittura distintivo della specie umana. Gli animali non parlano, le piante ancora meno. E quindi è una prerogativa antropologica. Però per la lingua, attraverso la lingua, quella che noi stiamo parlando, sono passati, non so, dei terribili slogan distruttivi, le parole dei totalitarismi. Cioè la lingua può essere usata in un modo terribile, quindi dice, è una potenzialità e quindi è potenzialmente buona, ma poi dipende dall'uso che se ne fa. Ogni volta che noi parliamo e facciamo delle nostre parole un pregiudizio, voglio dire, che cos'è un pregiudizio? È avere definita la realtà in base a un'esperienza una volta. E però dopo la si tiene sempre per buona questa formula attraverso la quale noi abbiamo giudicato la vita. Quindi il mondo continua a cambiare, la vita, gli altri, e noi continuamente tiriamo fuori dalle nostre tasche le stesse parole, gli stessi pensieri, per definire una realtà che in realtà è cambiata. Questi sono i pregiudizi, no? E quindi anche noi, non c'è bisogno di pensarci, penso sempre poveretti ai politici così, anche con tante ragioni, però non c'è bisogno solo di pensare agli slogan politici così per pensare a un uso un po' perverso della lingua. Lo facciamo spessissimo anche noi, insomma, di utilizzare la lingua male, ma non intendo che sbagliamo un congiuntivo o organizziamo male la sintassi o usiamo una parola imprecisa. No, usiamo la lingua in un modo predefinito, cioè senza farla reagire con i nostri pensieri, con la realtà che incontriamo. Quindi un uso buono o perverso della lingua, con tutte le vie di mezzo infinite, lo facciamo tutti. Coi nuovi mezzi espressivi di comunicazione, li puoi chiamare come vuoi, credo che sia la stessa cosa. Immagino che se ne possa fare un uso intelligente o un uso meno intelligente. Qual è un uso intelligente? Probabilmente un uso che intanto rispetta gli altri e che tiene viva te stessa, il tuo spirito, la tua intelligenza, che la fa crescere, ti può permettere di essere una persona viva. Ecco, sembra anche di essere un po' retorici a dire così. Invece un uso negativo di questi mezzi è un uso in cui tu ti appiattisci, diventi una creatura passiva,
prendi su tutto come se niente fosse, abolisci ogni differenza, abolisci la tua responsabilità di giudicare le cose, di sceglierle, di preferirne alcune, di condannarne altre, è un po' questo, ecco. Altra cosa che ho raccontato a Laura in questi giorni, in un incontro, e qui parlo di un altro media che io conosco meglio, che è la televisione, e ricordo che anni fa io ho letto i risultati di uno studio di un'università americana, e questi studiosi avevano visto che il nostro cervello consuma meno energia, quindi è più pigro e più passivo, mentre guarda la televisione di quando è a riposo. No? Quindi mentre tu dormi o sei sul divanetto bella tranquilla a pensare ai fatti tuoi, il tuo cervello è più vivo, è più attivo e consuma quindi più energia di quando guardi la televisione. Il che vuol dire che quando guardi la televisione sei in un ruolo di passività, quindi tendenzialmente creatura morta, più alta di qualsiasi altro momento della tua giornata. Io la guardo parecchio la TV, soprattutto lo sport, queste cose, quindi non è una condanna della televisione, anche lì esiste una TV che ti può piacere o no, più o meno intelligente, poi ogni persona ha i propri gusti. Ecco, quindi la stessa cosa così, se l'uso del mezzo ti rende più simile a un'alga che a una creatura umana, c'è qualcosa che non va. Se l'uso del mezzo è così, promuove la tua umanità, uso un po' queste parole, ma prova a capirmi, riportale anche così fuori un po' di retorica, cioè ti rende viva, partecipe così, ben venga. Io penso che poi per molti sia così. Ecco, non saprei che altro dirti. No, volevo fare un'osservazione a proposito riguardo proprio alla poesia che circola sui blog. Io, appunto, visto che appartengo alla generazione di Facebook, soprattutto leggo le poesie che vengono postate da giovani o meno giovani su Facebook. Ecco, io credo, però volevo anche confrontarmi con te, che leggendo la qualità, diciamo, di certe poesie, una persona che non è abituata ad abitare il linguaggio della poesia non sappia distinguere ciò che è buono da ciò che non è buono. Quindi lì potrebbe essere pericoloso, tra virgolette, il messaggio che passa, ad esempio qui mi riferisco proprio al linguaggio poetico. Quello un po' è vero, ci sono per esempio alcuni blogger che scrivono poesie che sono anche molto seguiti dai giovani e che per uno come me, ho capito anche per lei, sono abbastanza scadenti, cioè vi spiego, ma non perché la persona che le scrive è giovane e appartiene generazionalmente, un'altra generazione rispetto a me, ma perché quello che vedo io è che scrive delle robette, delle filastrocche che chiunque può scrivere, mentre invece ci sono per esempio dei giovani, quindi giovani come questi stessi, che scrivono delle poesie che secondo me hanno molta più vitalità, più spessore, così. È difficile, quindi internet, i blog porta anche a tante cose. Quello che per esempio noto io è che se i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli offerti dalla rete, si sono molto rinnovati negli ultimi due decenni, diciamo così, accelerati, sono cambiate molto le cose. Quando leggo le poesie su internet, io non sono su Facebook, come vi ho già detto, e sui social, però qualche amico, persona che spesso mi manda delle cose, mi si chiama lo screen, eccetera. E quindi un po' di cose le vedo, altre poi le cerco io sui blog. Se il mezzo è cambiato e permette questa, insomma, diffusione immediata, tu scrivi una poesia tutti i giorni, si diceva una volta, mia mamma diceva, una mela al giorno toglie il medico di torno. E invece adesso sembra che per alcuni una poesia al giorno tolga il medico di torno, che non è mica vero invece, soprattutto se la poesia non funziona, se la mela è buona invece forse sì. E quindi se il mezzo è cambiato, si è accelerato, vedo poi che le poesie in realtà scritte nella mia lingua
anche da giovanissimi sono molto molto più lente a cambiare, cioè ci vedo proprio tutti, riesco a penso di decodificarle, no? Non ci trovo un linguaggio altrettanto diverso, corrispondente diciamo al mezzo, ma il mezzo è come una specie di carrello che ti porta delle cose, ma queste cose per la mia cultura sono abbastanza, soprattutto quelle che riguardano appunto la poesia e la lingua, sono abbastanza decodificabili, mi capite in questo senso? È come se il mondo fosse corso più avanti di come poi le persone scrivono le poesie. Però dico, devo anche dire che non c'è niente di più bello quando trovo le poesie di un giovane, voi siete iper giovanissimi per me, non so, parlo di giovani di 24, 22, 25 anni, appena un po' più grandi di voi, che sono all'università da poco, ecco così. Ecco, che trovo invece un uso del linguaggio, non c'è mica bisogno di essere Dante Alighieri, dopo Dante nessuno è stato più Dante, per cui non è quello il problema. Però dove trovo che a nuove generazioni, a nuove necessità, a nuova sensibilità, ma poi nuova, siamo tutti uomini, tante cose si ripetono. Se il vostro fidanzato o la vostra fidanzata vi molla, state male come ci stavo male io, come ci stavano male i nonni, come ci stavano male i romani. Insomma, le cose cambiano, ma poi cambiano cosa? Cos'è che cambia? I sentimenti sono un po' uguali, cambia il mondo in cui giriamo, ma noi, insomma, l'uomo secondo me si evolve molto più lentamente di quello. Se vi arrabbiate, vi arrabbiate, esistono giornate buone, giornate cattive, proprio come per me, insomma. E dicevo, però, quando trovo qualche poesia dove vedo, per esempio, che certe problematiche del tardo Novecento, che sono state mie e anche delle generazioni immediatamente successive alla mia, vengono semplificate e saltate, e sento un ragazzo, una ragazza che riesce ad andare dritto su certe cose, senza farsi troppi problemi secondari, ecco, mi piace molto e mi capita ogni tanto questa cosa qui, di trovare qualcuno che scrive in un modo che mi sorprende, ecco, perché in genere uno pensa al contrario, dice questo qui, così anziano, si rifiuta di vedere le cose buone, anzi, spera che non ci siano, in realtà è esattamente il contrario. Io sono sempre stato curioso delle cose della letteratura, della poesia, forse anche più di quelle della mia vita, fin troppo. Mi è stato spesso rimproverato da chi mi vuole bene. E quindi, quando capita, sono molto contento. Sono molto contento. Io quello che ha detto Laura ci credo, insomma, insomma, ai giovani, non solo poi in relazione alla poesia, no? Certo, un po' a tutto. Hanno l'entusiasmo, secondo me hanno, come dire, una verginità interiore non coperta dalla polvere del tempo che abbiamo noi adulti. Polvere. Tanta polvere, sì, questo sì, assolutamente. No, se posso fare le domande che mi interessano, prima se ci svela qualche nome, quindi se tu trovi un mondo extra programma scolastico, indicare due o tre titoli che vale la pena. Guarda, io vi posso dire, c'è una giovane poetessa toscana, non so se è proprio fiorentina o giù di lì, che si chiama Giulia Martini, che è brava di suo, trovate anche dei video su YouTube, la quale ha fatto, una è uscita adesso, tre antologie di poeti un po' più vecchiotti di voi che sono nati a fine secolo, diciamo così, no? Tra i tardi anni 80, anni 90, forse c'è anche qualche millennial dentro. Lei ne ha fatte tre, si intitolano, non so, poeti nati negli anni 80 e 90, una roba del genere, però sono giovani, perché sai, forse già per voi meno, perché effettivamente uno è nato nell'81, quanti anni ha più di voi? Un bel po'. Voi siete tutti nati di 2000 rotti, vabbè, che vergogna. No, però potete al limite guardare lì, ecco. Lei è brava, poi anche su YouTube fa nomi, queste cose qui, però se pescate queste antologie qui, trovate i nomi di poetesse e poeti, perché poi cosa accade? Che ogni tanto
in qualche città, in qualche scuola c'è qualcuno che ama la poesia, c'è questa roba strana, no? Che invece di fare altro fa anche altro, però le scrive. Questi giovani pian piano conoscono un poeta più grande, un critico, si fanno notare, mandano le poesie a qualcuno, ai poeti che vengono a questo festival, che sono poeti affermati, che hanno già una strada, insomma, così. Trovano qualche maestro, perché mandano una poetessa, questa è brava, dice guarda questo mi piace, questo no, lascia stare, fa un altro mestiere, eccetera, eccetera. E poi qualcuno è più bravino, esistono le ingiustizie come in tutti i mondi, cioè qualcuno che può venire sopravvalutato, diventare il cocco di qualcuno che ti fa pubblicare ma magari non è tanto bravo, però queste cose le lasciamo perdere perché poi alla fine un po' le cose si scremano così. E questi giovani arrivano pian piano a pubblicare, ci sono delle case editrici, delle riviste, si fanno conoscere, poi magari fanno un libro e capita così. Poi c'è qualcuno che si ferma, qualcuno che va avanti perché o è più bravo, perché ci crede di più, e alla fine ti trovi ad essere un poeta, come ti chiamano le persone, no? Una poetessa, e capita così. Ovviamente ci deve essere una passione, un interesse, per cui ci sono anche convegni ogni tanto di questi giovani poeti che vengono un po' da dappertutto, Sicilia, Trentino Alto Adige, Lombardia, dappertutto, che hanno questa passione, insomma. E se c'è una definizione più generale anche adesso nel movimento letterario? Sai che penso di no? È già da un po' che le persone che studiano queste cose qui, già dalla fine del Novecento, che si dice ma chissà se sono vere queste cose, sono così complicate, che un po' la storia è finita, non che l'idea di storia progressiva, dove le cose in ogni campo, letteratura, arte, eccetera, si succedono in un certo modo. Certo, la storia va avanti. Cioè, dalla fine del Novecento si parla un po' della coesistenza di tutto, no? Poi è nata la società di massa, con tutti i pro e i contro che c'era. Insomma, se voi arriverete mai a fare i poeti del primo Novecento, appartengono ancora a una società abbastanza elitaria. Lo dicevo prima, le persone che scrivevano e sapevano l'italiano al di fuori del dialetto, perché tutte le persone parlavano i rispettivi dialetti. Manzoni, se parlava col proprio fattore, parlava in dialetto. Se parlava coi domestici, parlava in dialetto. Loro l'italiano non sapevano mica. Lui stesso, quando scrive un romanzo, se lo deve mezzo inventare. Sapete, l'avete fatto Manzoni, la cosa di sciacquare i panni in Arno, cioè il fiorentino, tutte queste cose qua. Insomma, la prima versione, il Fermo Lucia, è piena anche di cose, di dialettismi, così. Quindi l'Italia ha questa strana cosa, che si parlavano i dialetti, si forma grosso modo nel 300, tra il 300 e il 400, una lingua letteraria, e quindi chi studiava scriveva in quella lingua lì, che è tutto sommato il fiorentino e il toscano, ma poi in Italia si parlavano gli infiniti dialetti, quindi le persone quando si incontravano appunto di una certa così levatura sociale, perché altrimenti no, parlavano questo italiano che era la lingua della letteratura, ma a casa loro, tra di loro, nel loro territorio parlavano il dialetto, e questo porta un po', ha portato un po' una schizofrenia della nostra letteratura, perché insomma ancora Leopardi scrive nella lingua di Petrarca, e sono passati alcuni secoli, poi ha una sensibilità anche diversa, eccetera. E ti dicevo, tutte le cose si sono talmente mischiate con l'alfabetizzazione di massa, no? La TV che ha portato l'italiano nelle case di tutti, cose anche positive. Poi magari l'italiano è diventato un italiano standard, che è stato anche criticato per un po' una lingua grigia, così. Però in realtà i benefici sono stati molti. Voglio dire che se io non parlassi l'italiano,
e neanche voi, e voi parlaste il dialetto di Como, dei paesi qui, e il mio modenese, noi non ci capiremmo, no? Fatto molto, se ci fosse uno di voi che è venuto da qualche altro paese perché i suoi genitori sono venuti a lavorare qui da Roma o da Bari, altrettanto non capirebbe voi che parlate dialetto di Como o simili, eccetera. Quindi il fatto che la lingua si sia diffusa, che tante persone, la scolarizzazione di massa, sono cose molto importanti. Però questo ha fatto fare boom alla cultura. La cultura cosiddetta pop, popolare, la pop art, è quella dove tutti accedono e si rischia di non sapere più chi vale e chi no. Perché se tutti fanno quadri, se tutti cantano, se tutti scrivono poesie, avete capito come diventa difficile, chi è bravo e chi no. Quindi lo stesso vale un po' per i movimenti. Se adesso io guardo il panorama della poesia italiana per come lo conosco, trovo di tutto. C'è gente che scrive sonetti come si scrivevano nel 300, no? E quindi con un italiano. C'è chi scrive poesie in presa diretta, c'è chi le mischia con l'inglese, con altre lingue, c'è chi le mischia con dei disegni. E, hai capito? Quindi È difficile, Non sì. c'è un movimento che tu dici sì, quello è di punta, almeno per come la vedo io, ma non credo, neanche altri lo dicono. Un movimento perché a un certo punto c'è il romanticismo, diciamo così, in Europa. Chi non partecipa, soprattutto le generazioni prime, al romanticismo sono quelli che rimangono un po' indietro, no? I poeti nuovi, anche Dante con lo stile nuovo era un poeta nuovo, o anche Catullo con i poeti nuovi latini, no? Si consideravano depositari di una novità, di un rinnovamento della visione delle cose e quindi della poesia, che era appunto questa cosa che andava avanti, così nel romanticismo, ma anche nelle avanguardie del Novecento europeo, occidentale, così. Adesso non credo che ci sia qualcuno che rappresenta il nuovo. No? O un gruppo rispetto a altri che invece sono rimasti indietro. È una bella confusione, cioè tutto un po' coesiste con tutto. Però detto questo, è anche vero che pian piano, come sta accadendo a questi giovani che sono in queste antologie o che hanno pubblicato da certi editori, si formano dei consensi, cioè ci sono delle singolarità, delle personalità, certe poetesse, certi poeti, che nel giro di qualche anno vengono riconosciute perché i loro libri piacciono, non a tutti, nessuno ha mai il consenso di tutti, e quindi vengono indicati come bravi, i loro libri circolano, quindi non si tratta forse più di movimenti e di cose, ma di singolarità. Poi è vero che ci sono anche amicizie poetiche, gruppi che lavorano in un certo modo anziché in un altro. No, saluto Ripamonti. Ve lo devo dire perché Ripamonti, che sa tutte le lingue del mondo, a differenza del sottoscritto, no, ma adesso lo dico simpaticamente, però lui collabora col Festival di Laura e come interprete. E il fatto strano è che vengono poeti di tutto il mondo. Vengono poeti di tutto il mondo e lui media, non in inglese, ma parlando le lingue di tutto il mondo, cioè lui è bravo. E allora l'unica cosa che capita però quando io lo trovo, che la mia ammirazione per lui è tanta, è che è la persona che provoca ogni volta il maggior crollo della mia autostima che mi capiti nella mia vita, perché io non ci salto fuori e invece lui, accidenti, sì. Quindi. Guai a chi lo porta via di qua. Laura dice, signora, Laura dice che dovrebbe andare a lavorare a Bruxelles, ve lo vuole portare via, ve lo vuole portare No, se figurati, io ho semplicemente espresso. Sì, c'è anche un racconto. Allora, mi sembra però di cogliere una cosa, che la poesia, per come, perché io più o meno mi sa che siamo lì di età, la poesia è un po' un momento di crisi, nel senso che io mi ricordo che studiavo le poesie a memoria, no? Ma anche adesso vedo che il collega che poi insegna lettere chiede, ma nuovi poeti, cioè,
popolarità della poesia, secondo me. E secondo me è un po' anche colpa del settore, nel senso che vedo un certo snobismo, no? Di dire, ma chi è poeta? Ecco, adesso faccio una domanda provocatoria che è questa. Quanto si scandalizzerebbe lei nel vedere in futuro, in una letteratura italiana, un testo di Giulio Rapetti in arte motoria? Cioè, io penso che la popolarità della poesia sia tramutata, sia spostata in altri ambiti, per esempio quello della musica leggera di un certo livello. Si scandalizzerebbe? No, allora, per esempio, Mogol è il paroliere di Lucio Battisti, lo sapete forse, Lucio Battisti, vabbè, al nostro tempo proprio andava veramente per la maggior, insomma, bravissimo, ecco, bravissimi, perché poi sono in due. E Bob Dylan ha vinto il premio Nobel qualche anno fa. Io credo una cosa, allora, molti testi di cantautori, De André, eccetera, sono entrati in antologie di letteratura italiana contemporanea. La questione è interessante. Per cui devo dire alcune cose. Credo che a un certo punto, soprattutto tra anni 60 e 70, quando c'è stata proprio la fioritura straordinaria dei cantautori, parliamo dell'Italia adesso, italiana, che poi avevano anche questi precedenti illustri in America, Dylan primo fra tutti, e in quegli anni la poesia fosse diventata molto astrusa, molto impraticabile, difficile, accademica, specialistica, e quindi c'è stato un allontanamento dalla comunicazione, diciamo così semplicemente, da parte di molti poeti, magari non di tutti, laddove i cantautori spesso e volentieri hanno intercettato invece lo spirito del tempo, le esigenze, le premure, le incazzature, usiamo questa parola, no? Della gente, perché spesso i cantautori hanno cantato anche, insomma, dei malesseri della società e queste cose. Fermo restando che penso che quello sia un fenomeno che ormai storicamente è un po' circoscritto, perché diciamo così, quelli ancora vivi si sono ripetuti in peggio e nuovi non ne sono subentrati, ma magari c'è l'hip hop, il rap e altre cose che sono venute, in cui la parola ha una certa importanza. La specificità forse della poesia non musicata rispetto ai testi dei cantautori, che possono essere bellissimi, tant'è che ci sono testi, ci sono cantautori che a noi piacciono anzitutto per le parole e altri magari di più per la musica, insomma, quelli proprio veramente bravi, dove la cosa diventa inscindibile, è che un poeta non cantautore, e la musica deve averla dentro le parole. Mentre invece il testo scritto da Mogol e dato a Battisti è un testo che sta aspettando la sua musica. No? Cioè può essere anche bello così, però è chiaro che insomma sì, è vero, allora è una musica, dipende dai casi, per esempio a Vasco, anche a Vasco Rossi danno la musica e lui aggiunge le parole, in molti casi ci sono i parolieri che scrivono e danno e, voglio dire, De André, questa di Marinella è la storia vera, eccetera. Se non ci fosse quella musica, sarebbe una poesia orribile. Tant'è che io me la devo ripetere e la sento con la voce di De André e la musica di De André. Ma se quel testo lì, noi non pensassimo, conoscessimo la musica e addirittura la voce incredibile di quello lì che lo cantava, beh, una filastrocca che non vale quasi niente. Questa è la... Di Marinella è la storia vera, che scivola nel fiume a primavera. No, com'è? Il vento così bella è. Il fiume la portò sopra. Come sombra una stella. Beh, non è mica una gran cosa. No? Però il fatto è che io non riesco a toglierla da quella musica là e da quella voce là. Quindi si è realizzata una congiuntura poetica. Però molti testi, penso, di cantautori così, non hanno una musica intrinseca così
qualificante. Ma non perché io voglia, io sono stato contentissimo quando Bob Dylan ha vinto il premio Nobel. A differenza di altri poeti così. Sì. Però ho letto la motivazione, non dicono che è un poeta, dicono che lui, e hanno riconosciuto, e questo secondo me la motivazione è stata molto giusta, che ha nobilitato l'arte, l'arte della musica e quindi del testo musicale a livelli artistici. Quindi era chiarito molto bene, ma non ha detto Bob Dylan e Dante Alighieri. Hanno detto la testualità dentro la sua musica assume uno spessore così rilevante, così decisivo. Infatti non era così, parole di Elvis Presley, cosa vuoi, no? Quindi le do ragione, non mi scandalizzo, eccetera. Sento però, io la conosco abbastanza la musica, soprattutto la musica rock, adesso la loro no. E io massimo arrivo a Madonna, queste cose qua. Ecco, e quindi agli anni 80, poi insomma adesso si è anche ritirato dalle scene, quindi, eccetera. E quindi non mi scandalizzerei. Però io non so se dando un testo di Mogol a un giovane che non conosce la musica di Battisti, quel testo lì è così vivo come una poesia, non so, di Milo De Angelis, per parlare di un poeta attuale che è presidente del suo premio. Perché penso che la poesia di Milo De Angelis abbia una lingua più spessa e più viva di quella di Mogol senza Battisti. Ecco, questa è la mia cosa. Fermo restando che appunto ci sono cantautori in cui le faccio questo esempio. Credo che ci sia su YouTube un video di Pino Daniele che canta una canzone assieme a Massimo Troisi. Sono morti accidenti questi due, tutti e due di cuore. E la stanno come componendo insieme, ovviamente Pino Daniele, che allora provano tutte le strofe, ma questo è un esempio, e poi lei me ne potrebbe fare di diversi, cioè, però per dire... E Troisi la canta, a un certo punto dice: ma no, era diverso il testo, com'è? E Pino Daniele dice: ma non cambia niente, fa lo stesso. Ecco, un poeta non avrebbe detto fa lo stesso una parola o l'altra, no? Perché era la sua musica questa parola, mentre invece in quello che stavano facendo Pino Daniele e Troisi era decisiva la musica piuttosto che la musica della parola. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Quando poi lui lascia Mogol, tra i vari parolieri si rivolge a un poeta ermetico che è Pasquale Panella, sì, dove la parola supera la musica, perché scrive dei testi di tipo trasvola sopra l'ultima parola, sì, la lingua e la stilla, sì, che non vuol dire niente, la musica gli va dietro, ma è quello. Sì, 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 è vero, è vero. No, i casi, le combinazioni sono tante, ecco. Per cui sì, io direi quello. È chiaro che se l'antologia che antologizza il testo del poeta, del cantautore, forse sentendo la canzone ci guadagna dopo. Ecco, forse ci guadagna. Mentre invece se Milo De Angelis sbaglia la sua poesia, non c'è altra musica che lo salvi. Per esempio una cosa che ho pensato è questa. Che nella musica pop rock la musica è così importante che si possono dire delle gigantesche scemenze, no? E non so, avete presente i Jude dei Beatles, che quel ritornello lì ha una musica così bella, ma le parole non ci sono, può andare avanti all'infinito, no? Può andare avanti all'infinito. Per cui a un poeta non è consentito di usare per esempio gli slogan, perché uno slogan, cioè una formula fissa così, invece la storia della musica rock è fatta di slogan, perché la musica li rende accettabili, la semplificazione del pensiero, queste cose qui, le parole anche di rivoluzione, queste cose, che in poesia ci stanno strette, perché se poi la musica intrinseca di quel linguaggio lì va verso il basso o impoverisce il discorso, quindi no. Le do ragione, il problema è aperto, insomma. Sì, 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 si citano sempre quelli. A me, per esempio, i testi di Mogol, anche laddove sono
un po' datati, anni 60-70, no? Però piacciono, come mi piacciono quelli di André, ma di tanti, insomma. Se forse ancora sì. Sono due ragazzi. Sì. Io l'ho letto solo un po', quindi non ho Ocean Wong, l'hai trovato sui scusate state tranquilli per l'intervallo quando abbiamo finito vi fate un po' e che avreste l'intervallo adesso? Vi rubo la merenda? Ogni tanto viene una scritta strana. Quindi guarda, lui lo conosco poco, visto anche che dei giovani poeti che conosco lo seguono. A te piace? Lo seguono? Ha scritto anche un bellissimo romanzo. Sì, sì. Infatti l'ho preso io. Una vita fuoriuscito, per cui ha anche un po' un imprinting della letteratura americana. No, no, lui è della seconda generazione, cioè della generazione dei genitori. Vietnamiti sono scappati. Secondo me ho scritto un nuovo libro di poesie quest'anno, Time is a Mother, e poi ho visto che appena finito di scrivere un altro romanzo che non ero riuscito. Ti piace da matti? Ha avuto un successo incredibile. Scrive anche in prosa in modo poetico. La sua è una prosa poetica. Adesso ce l'ho, lo voglio. È detto che è uscito il suo nuovo libro di poesie? Time is a Mother. Fino agli anni 80, come dicevo. E sentite, nessuno scrive poesie di voi? Tu? Hai alzato la mano. Mandagliele dopo. Lascio la mia mail, mandatemi. Sì, vado a un corso di Roma, sono fatto per caso, su internet, si chiama Dalgius. Mm-hmm. E mi hanno chiamato, io ho fatto la poesia, quindi a gennaio esce un libro. È un'antologia di 8 autori e io... Ci sei entrata? Sì, eh? Oh. Però manda e poi anche c'è la prendo stanzi di due altre canzoni perché si è messa a comporre il suo letto. Chi è che scrive sonetti? Ragazzi, ti alzi proprio a parlare. Però non si sente niente se andate avanti a parlare. Ah, vieni qua, così parli anche a loro. Allora, ti sei messo a scrivere sonetti? Sì, diciamo, è un'attività che faccio con ma non sento, non si. Oh. Ho ricordato la preside che si sono fatti sui riescono a stare zitti. No, volevo che lo dicesse anche voi quello che sto facendo, magari lo sapete, però. Lei si ricorderà quando l'anno scorso, verso metà ottobre, ha iniziato a spiegarci Guido Guinizelli e tutti gli altri. Ho pensato, guardando il cielo un po' grigio, posso provare anch'io. Perciò ho iniziato e ci ho preso gusto. Anche se poi verso maggio ho rallentato un po' la mia attività perché. Credo che sia una cosa molto, molto invernale, scrivere così. Se il sole è bello d'estate, lo si rilascia su carta d'inverno. Io una cosa, Andrea, con le sabelle, che si davanti le parole, e ho usato un decasillabo che è precipitevolissimo. Prevolmente. Bravo. Non ci avevo mai pensato. Non è che abbiamo detto.
Però è interessante, immagino, lavorarci, eh? Sì, sì, sì. A me cantanti? Cantanti proprio non ti saprei dire. Io arrivo a Battisti, a Bob Dylan, a queste robe qui. Guarda, ma ci stavo anche pensando, per esempio, anche poeti abbastanza più grandi di voi, che però che hanno cominciato a scrivere negli anni 70-80, dove il mondo era già abbastanza cambiato, possono raccontare di cose che vi sono molto vicine. Per esempio, il poeta Milo De Angelis, che è uno dei poeti importanti che ci sono in Italia e che viene sempre qui al Festival di Como, perché è il presidente della giuria, ha fatto anche delle letture. Così. Lui parla nelle sue poesie, perché è innamorato di quel tempo lì, della giovinezza, dei problemi della giovinezza. Lui a Milano, e in una Milano anche periferica, di cortili abbastanza popolari, di partite di pallone, di amori, di compiti in classe, anche di latino, in un modo dei problemi anche reali dell'adolescenza, delle sue durezze, delle malinconie a volte, no? Perché spesso si parla dell'adolescenza come pista aperta verso il mondo, invece per quello che ricordo io di me, dei miei amici, delle mie amiche, eccetera, ha anche cruci molto, può avere anche dei problemi molto grandi, se non altro perché è l'età in cui si incontra per la prima volta con una certa consapevolezza la vita, e la vita non è sempre in discesa, no? Per cui il giovane è anche molto esposto, e quando incontra i giorni difficili o i periodi difficili può essere anche sorpreso di questa cosa qua, no? Perché è la prima volta in cui li incontra. E quindi questo Milo De Angelis, che è un poeta che è nato, mi pare, nel 51 o nel 53, nel 51 o nel 53, non mi ricordo, quindi a 70 anni, in realtà non è preistorico, è il contrario. Quest'anno lui ha vinto un premio di letteratura in cui io ero in giuria a Trieste, il premio Umberto Saba. Umberto Saba è un poeta importante del Novecento italiano, e dopo siamo andati nelle scuole a leggere. Beh, lui ha incantato i ragazzi come voi, ai quali superiori, li ha veramente incantati, perché trovava le parole giuste, devo dire, anche nel parlare, oltre che nel leggere le poesie. Però quando i ragazzi poi hanno sentito queste poesie, hanno sentito che lui toccava le corde che erano le loro corde, e sono stati lì a bocca aperta tutto il tempo, e poi dopo sono andati da lui a chiacchierare, qualcuno gli ha chiesto se gli poteva mandare le poesie, queste cose qui. Quindi è vero che ci sono i poeti giovanissimi, però insomma non la farei così selettiva, perché ci sono anche poeti o poetesse molto 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 vicini a noi, a voi soprattutto, proprio per lo sguardo, che le cose di cui parlano, e il modo in cui ne parlano. Addirittura non vorrei toccare tematiche troppo, troppo dure. Nelle poesie di Milo De Angelis ci sono anche le vicende di due ragazzi che si tolgono la vita, quindi cose, tanta roba, come hai detto tu, non so, però cose vere, ecco. Ma tornando alla risposta che avevo dato a te all'inizio, è un poeta essenziale, di poche parole, che non fa racconti, non la alleggerisce, per cui cerca sempre di trovare nel verso delle parole precise, esatte e parche, che però riescono a colpire con un coltello la cosa, insomma, no? A squillare davvero. Quindi è molto bravo. Poi però, dov'è il ragazzo che mi ha fatto l'ultima domanda? Là, se tu cerchi su internet li trovi, per esempio i poeti che poi ci sono, Alessandro, si parte da
Alessandro Livali, Tommaso Di Dio, tutti loro, per arrivare poi ai più giovani, sono loro i poeti italiani, sì, tutti loro, che hanno già dei pezzettini di strada e pubblicano. Facciamo una cosa. A maggio dell'anno prossimo ci sarà il festival verso il 19-20-21. Laura vi darà delle poesie su cui lavorare così. Ma chiediamo a Milo, a questo poeta qua, Milo De Angelis, se viene a fare un incontro con voi. Secondo me viene volentieri a parlare della sua poesia. Magari io sto con lui, lo introduco, gli chiedo di leggere le cose, ma le sa anche lui molto meglio di me, e vedrete come va forte. Sì, lo conosco bene, mio amico. Sì. Tra l'altro lui va molto nelle scuole. Era stato da noi, aveva parlato all'università. Sì, io l'ho visto anche qualche settimana fa. E lui è un 64, però tra l'altro è un poeta che piace ai giovani, perché insomma è un uomo vivo, ecco. Oh, ma te ne sei a pacchi? Domani no. Sì, è famoso. Sì, no, prova a spiegarmi. Diciamo così, che quei versi lì che sono immortali, io non li considero slogan, però una formulazione, un incrocio tra senso e suono talmente perfetto che dura, no? E condensato in poco. Per slogan intendevo la lingua che si fa banale, hai capito? Queste cose qui, la poesia le sopporta poco, perché proprio non avendo la musica esterna che permette di non ascoltare le parole, se vuoi. Insomma, voi se ascoltate una canzone di rap, lo capite l'inglese, l'americano? Sì? Si fa fatica, perché io per esempio conosco degli inglesi che fanno fatica a capire i rapper americani fino alla fine. Un po' si capisce, ma quando vanno forte. Però insomma, lì il ritmo, spesso le canzoni, poi anche spesso quando uno può sentire una canzone in una lingua che non conosce e piacergli, e anche molto, e introiettarla anche, no? E pur non capendo le parole, e ricordarsela, e questa canzone può diventare anche una parte di te. Con la poesia questa cosa qui non la capisci, tant'è che quando si ascoltano i poeti stranieri che leggono nelle lingue originali, e tu hai un'impressione di musicalità molto vaga, però non puoi capire davvero se un poeta è bravo o no. Magari vedi 5 poeti coreani che leggono in coreano e 4 sono poeti veri e 1 è falso, però questo qui ha un bel modo di leggere, no? Tu puoi subito pensare che è quello bravo, in realtà gli altri 4 ti dicono no, guarda, questo è uno scherzo, no? Però sa leggere bene, ha una bella voce, e quindi la poesia non ti puoi affidare solo alla musicalità esterna, è un incrocio sempre di senso e di suono, e sopporta poco gli slogan proprio per questo, perché non è mai soltanto musicale, non è mai soltanto musicale. Quindi quando il linguaggio, slogan, uso frase fatta, cliché, quello che vuoi, luogo comune, quando quello che un poeta dice diventa un linguaggio troppo semplificato e privo di spirito, di intelligenza, di comprensione delle cose, te ne accorgi subito. Laddove, dicevo, ma non per criticarla, la musica le sopporta molto meglio i testi o le parole che dicono poco, perché la musica, ma è così anche nella musica lirica,
no? Nella musica lirica la musica vince sulle parole, tant'è che anche in italiano spesso non si capisce una mazza, no? E se tu non hai il libretto nella musica, però ti può, se a uno piace, ti può travolgere, anzi in genere i melomani, che è una parola da malati un po', il melomane, che è quello veramente appassionato di musica lirica, viene davvero travolto e posseduto dalla musica e lirica, a prescindere quasi dalla comprensione del testo. Questo a dire che la musica è forte, forte. Poeta deve trovare, la musica è un fatto intrinseco alla lingua. Ecco, quindi le grandi, chiare, fresche, dolci acque è una musica, Petrarca. Ecco, ma ce ne sono tanti. Dante ha la sua, anzi ogni pezzo della commedia ha una musica diversa. Però un altro problema potrebbe essere... Sapete che nel secondo del Purgatorio Dante incontra Casella, non so se l'avete fatto, suo amico, musico, e lui aveva messo in musica Amor che nella mente mi ragiona. Quindi all'origine, come era per gli antichi greci o latini, all'origine anche nelle musiche romanze, della poesia romanza, la musica e il testo spesso si sposavano insieme, con meccanismi probabilmente simili a quelli del cantautore odierno, no? Cioè di un rapporto che si doveva instaurare tra le due cose. Ma è vero che nel giro di pochi anni, già con Dante, la testualità, cioè la poesia scritta, prende un'importanza così grande che comincia a vivere senza la musica e quindi dovendo trovare dentro se stessa le proprie ragioni. Questo accade molto presto. Già la Divina Commedia non è messa in musica. Sì, questa è la domanda che nessuno ha ancora fatto, ma che abbiamo tutti. Cosa fa un critico letterario oggi? È un mestiere che non si raccomanda a nessuno, soprattutto se uno guarda la busta paga, che è un fatto non trascurabile di qualsiasi professione. Io vi posso dire come lo sono diventato io. Io ho fatto il liceo classico, amavo la letteratura, insomma ero un bambino classico, bambino introverso, come si dice, che leggeva quindi molto, anche con certe fissazioni, cioè che leggeva non molti libri ma molte volte gli stessi libri. Credo di aver letto Zanna Bianca di Jack London 20 volte. Non chiedermi perché è andata così, ma ancora adesso, per esempio, Moby Dick di Melville, sapete quel libro della balena bianca, io ogni due estati lo rileggo, un'estate sì, un'estate no, è grande così, vabbè, quindi non è che si cambi poi così tanto. E poi dopo, quindi la letteratura, la roba scritta, e pensate che io non ho mai scritto nulla, un diario, un romanzo, un racconto, una poesia, però mi piaceva molto leggerla. E poi io... Ho fatto il liceo, sono stato bocciato in quinta ginnasio, sì, mi ero innamorato di una barista di 22 anni, io ne avevo 15, e invece di andare a scuola andavo a chiacchierare con lei. E lei mai una volta che mi abbia detto va a scuola, no? E vai, dovresti essere a scuola. Quindi l'esito è stato, sono stato bocciato a giugno, così. Poi mi sono rimesso un po' in carreggiata. E andavo bene nelle materie letterarie, è un po' un classico, non bene nelle materie scientifiche, un po' perché non sei portato, un po' perché non ci guardi in realtà dentro con attenzione, chissà come sono le cose, perché poi dipende sempre anche un po' le nostre capacità dal modo in cui le rivolgiamo a questo anziché a quell'altro, insomma. Poi ho fatto lettere, cioè la prof qui non mi chiamerà più, ero molto indeciso, mio papà insisteva, mio papà che si faceva sempre i fatti suoi riguardo a queste cose, un giorno dovevo scegliere l'università, mi ha detto oggi usciamo a cena io e te che parliamo seriamente, la prima volta da quando ero nato, e mi consigliò di fare legge. E solo che un mio amico mi aveva detto che a lettere c'erano molte ragazze, e c'era l'80-85%, il che mi aveva messo un po' sull'avviso, per cui ho detto ma lì c'è da studiare così tanto, eccetera, eccetera, e sono andato a Bologna, perché stavo a Modena, a vedere la facoltà di lettere. Effettivamente mi avevano detto la verità, i maschietti erano una merce rara.
E per cui mi piaceva lettere, mi sono iscritto lì, ho fatto lettere e le ho fatte subito un po' male, nel senso che avevo il liceo, mi aveva dato, avevo avuto un bravissimo professore di italiano, però una formazione molto classica, per me la letteratura era solo la cosa che scrivevano persone morte, insomma, gli attori, i poeti, gli scrittori dei programmi, della tradizione, dei secoli passati. E quindi ho cominciato a fare l'università così. Dopo 2 anni ho conosciuto 2 ragazzi, che sono ancora miei carissimi amici, della mia età, che però un anno in meno, perché io essendo bocciato ero arrivato dopo, ma ero nel mio corso, e quindi erano di un anno in meno, più svegli di me, che oltre a sapere che c'erano Petrarca, Dante, tutti quanti, guardavano i libri che uscivano, gli scrittori che c'erano, scrivevano poesie, e grazie a loro, devo dire grazie a loro, perché magari sarebbe andato tutto diverso, sarei diventato molto più così ligio molto ai programmi, a queste cose, mi sarei interessato meno del nuovo, ho cominciato anch'io a interessarmi, ma come lettore, dei libri che uscivano, quindi poeti un po' più grandi di me, gli scrittori un po' più grandi di me, ho conosciuto qualcuno che faceva una rivista, ho cominciato a scrivere le prime cose. Poi per dirti com'ero, all'università facendo lettere studiavi molto i critici letterari importanti del Novecento così, io invece di scrivere sonetti come il nostro amico là o poesie come te, mi divertivo a imitarli, cioè scrivevo dei pezzi imitando questo critico o quest'altro. Ero anche abbastanza bravo, magari scrivevo scemenze, no? Però stilisticamente ero bravo nel rifare loro il verso. E poi da cosa nasce cosa? E dopo che mi sono laureato, dopo 2 anni o 3, ho fatto il concorso per andare a insegnare, l'ho anche passato, dopo 2 o 3 anni mi hanno chiamato a insegnare il superiore, avevo fatto tanti dottorati a scuola, sei dottorati di ricerca all'università, e però 2 o 3 anni di supplenze, e però avevo cominciato molto a fare cose fuori, a scrivere sulle riviste, a fare conferenze, a fare anche corsi d'aggiornamento, queste cose qui. Per cui quando mi hanno chiamato, mi hanno affidato per 3 volte in fila, chiamato in 3 cattedre a Bologna, ho detto di no. Mi sono anche pentito a volte, no? Mi sono anche pentito perché poi ho fatto, come si dice, il freelance, quindi collaborato con i giornali, queste cose qui. Però dal punto di vista economico non è stato facile. E io, com'è che li chiamava? Ciampi, i bamboccioni, gli italiani, sì, no? Sì, figli di... Io ho avuto la fortuna che i miei mi hanno pagato un piccolo appartamento, siete che hanno visto che ero proprio messo male, un piccolo appartamento a Bologna. Sai, le cose sono anche molto terra a terra, no? E questo mi ha consentito di non pagare l'affitto. Quindi per quanto la mia professione pagasse poco, però mettessi insieme poco, facendo tante cose, il fatto di non dover pagare l'affitto, sai, quindi non pensate mai che sia stato così sotto un ponte, ecco, grazie ai miei genitori, cioè, c'è poco da fare, per tanti anni è stato così. Poi le cose sono migliorate, però ogni tanto ho rammarico di non aver insegnato. Per certi versi sono stato più libero, perché dopo, per esempio, ho trovato a un festival di poesia a Riccione, sapete, a Riccione sulla Riviera Romagnola, io ho conosciuto la mia compagna attuale, con cui poi ho fatto famiglia, un bambino, eccetera, ma lei è austriaca e viveva a Berlino, per cui io 11-12 anni fa sono andato a vivere a Berlino, cosa che non avrei potuto fare se insegnavo. Insomma, la vita è complicata, da là continuo a lavorare come critico con l'Italia, si fa tutto con internet, con i PDF, queste cose qua. Quindi ho avuto per certi versi più libertà che se non avessi avuto il posto fisso nelle scuole, ma in tanti periodi un po' perché insegnare i ricordi che io mi piaceva, anche se comunque è una missione quella dei professori, insomma, non è così facile. Io avevo un difetto, sa preside, come professore, che non riuscivo a far stare in silenzio gli allievi. E mi sono chiesto perché delle volte strillavo anche. E allora un giorno, leggendo un libro di Luigi Meneghello, che è un narratore di cui
c'è quest'anno il centenario vicentino, che parla della scuola, si chiama Fiori Italiani, è molto bello. A un certo punto io ho capito perché lo dice lui, e lui dice: si insegna non con i programmi, ma con la personalità. Evidentemente io avevo una personalità in quel senso difettosa, ma non come insegnante globalmente. Lo sapete anche voi, ci sono insegnanti con cui si fa casino e con altri meno. E non si so, io non so perché, se non è una questione di personalità. Io penso a me, al liceo, e anche ai miei amici. C'erano insegnanti con cui eravamo un po' in subbuglio e altri non rigavamo abbastanza dritto. Ma era a prescindere dalla loro severità. Non so se mi spiego. Cioè, dalle punizioni, dall'arrabbiarsi del professore, così. Quindi io ho fatto il supplente per 3 anni, ma è stata una battaglia, devo dire, da quel punto di vista lì, perché capivo che delle cose le passavo, se non altro perché avevo passione nella letteratura. Però come questione di ordine non ero un granché. Tant'è che le presidi ogni tanto, sempre donne le presidi, erano, mi chiamavano e dicevano: ma dalla sua classe si leva un continuo rumore, mi dicevo. E così. Quindi poi sono diventato un critico letterario, ho lavorato su vari giornali, metti insieme tanti pezzi, collaborazioni editoriali, curi dei libri, altri le fai. Quindi è anche bello. Posso dire una cosa? Sapete quanti libri di poeti arrivano a Roberto Galavelli? Ah, perché sì. Poi glieli spediscono, perché durante i festival glieli danno, eccetera. Provate a dire in un anno quanti libri, perché lui è un grande critico. Adesso così è molto, ma veramente una delle persone, io credo, più di 1000. In Italia, più di 1000. All'anno. Più di 3 al giorno circa. Ah, si fa, non si fa? Non si fa. Sì, non così, però. Sì. Ancora senso oggi lavorare in editoria così, o è un po' andando morendo? Ma adesso era un po' calato. In Italia si legge anche non tanto, però io vedo tante persone, perché poi ho a che fare con gli editori quotidianamente, per cui negli editori ci sono, c'è chi corregge le bozze, chi impagina, chi fa i titoli, c'è l'ufficio stampa, tante cose, e quindi poi ci sono tanti giovani che ci lavorano dentro con molta pazienza, non so con quale stipendio, perché insomma l'editoria non, se uno guarda così come si chiama, non mi viene il nome, il budget di insomma tutto il giro di affari dell'editoria italiana, ma c'è la parola che non mi viene, è tutto sommato abbastanza piccolo, insomma, no? E i piccoli editori si lamentano tutti. Cioè. Ci lamentano tutti, però in genere vedo che chi lavora nell'editoria, poi parlando dei più giovani, sono persone che amano la letteratura, sì. o non necessariamente i romanzi, ma anche le fiabe, i libri di cucina, qualsiasi cosa, insomma, che passa attraverso i libri, per cui ce ne sono tanti. Anche lì, ma ormai voi appartenete a generazioni che è difficile tutto, no? Qualsiasi, ce ne saranno probabilmente di più o meno agevoli, però, insomma, non il vostro futuro dal punto di vista dell'occupazione è comunque impegnativo, penso, no? Io appartengo a una generazione in cui avrebbe dovuto essere più semplice, ma nel mio caso è stato abbastanza complicato. Però, insomma, chi invece studiava, faceva l'università negli anni 60-70, poi lì dopo c'è stato il boom, le cose si sono complicate, insomma, o tanto più 50, aveva delle vie più semplici per andare. Quindi sarà un po' difficile nell'editoria, ma penso anche da tante altre parti. Tantissimi fanno legge, ma insomma non possono essere mica tutti avvocati nel mondo, per esempio, però se uno ha la passione è giusto che lo faccia se vuole fare quello. Nella scelta bisognerebbe sempre un po' trovare le due cose insieme, fare una cosa che senti che ti piace, perché accidenti, metti anche che sia così una pista buona anche economicamente, però se fai tutta la vita una roba che non ti piace, insomma, non è un granché, ecco, non è un granché. Però bisogna anche essere un po' concreti e quindi pensare di fare poi qualcosa che arrivi anche a farlo, se no rimane sempre un miraggio. Poi ognuno di noi è fatto a proprio mondo, quindi insomma si è...
Ma voi le volete fare l'università poi qua? Sì, genere sì. Per forza. No, ma poi ci si diverte a fare l'università. Sono anni belli perché cambia un po' tutto. Ti fai gruppetti di amici diversi perché non c'è più la classe, ti organizzi lo studio come vuoi.